Cari fratelli e sorelle, siamo qui su Gloria TV, vedete? Allora vi rimando al canale Tempi di Mare su Gloria TV. Ecco qui, voglio parlarvi di questo, un'iniziativa mariana per fermare questa dittatura infernale. È un fratello nella fede, che rimane volentieri anonimo, del resto un'iniziativa che viene lanciata non richiede necessariamente che ci sia un autore, ecco, è qualcosa che lo Spirito Santo suggerisce. Me ne arrivano, no, di iniziative, però questa mi è piaciuta sia per il momento in cui si colloca, quindi in questo inizio di settembre, che vede, come dire, le prossime settimane saranno decisive per il futuro dell'Italia e dell'umanità. E non c'è dubbio, no? Si capirà veramente bene la piega definitiva che prendono tutte queste situazioni. E giustamente l'amico, il fratello, individua un momento importante. Il premier Draghi, lo sappiamo un po' tutti, ecco, ha fatto un comunicato in cui si è detto favorevole all'estensione del Green Pass e all'obbligo vaccinale per tutti. Quindi, come dire, è molto chiaro quello che sta per arrivare, una dittatura terrificante. Infernale, una dittatura infernale. E allora che bisogna fare? Certo, uno prova un attimo a barcamenarsi, a trovare delle soluzioni anche umanamente ragionevoli per temporeggiare, ma bisogna soprattutto rivolgersi al cielo perché stiamo messi male. Allora, è molto breve questo comunicato, questo scritto del fratello, lo leggo perché con questo lancia l'iniziativa che io estendo a tutti voi. Cari fratelli e sorelle in Cristo, in seguito al nuovo comunicato del Premier Draghi sull'estensione del Green Pass e sull'obbligo vaccinale, è arrivato il momento della prova. Una prova che è già iniziata senz'altro, ma adesso si acuisce. Dice il passo biblico, Apocalisse 13:16: inoltre obbligò la bestia tutti, piccoli, grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Nessuno poteva comprare o vendere, nessuno, capite? Nessuno, se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome. Qui sta la sapienza, che è intelligenza, calcoli il numero della bestia perché è un numero d'uomo e il suo numero è 666. Bene, non possiamo sapere con certezza se questa profezia si è compiuta e si sta per compiere ai nostri giorni, ma c'è tutto un contesto di similitudine, di somiglianza che ci fa effettivamente drizzare le antenne e stare molto pronti. Quindi, se si tratta di questo che stiamo vivendo, stiamo per vivere, allora vuol dire evidentemente che dobbiamo ricorrere alle armi soprannaturali in modo molto più deciso rispetto a quanto non abbiamo fatto sinora. Siamo vicini a questo evento. Io metterei un punto interrogativo, ma l'amico vuole esporre la sua opinione. Basta vedere la nostra quotidianità. Ad esempio, per andare in ospedale, per studiare a scuola, per leggere un banale libro in biblioteca, devo avere il Green Pass, devo avere, altrimenti non lo posso fare. Noi dobbiamo lottare. Abbiamo la nostra arma più potente, il rosario, aggiungerei l'Eucaristia, l'Eucaristia e il rosario, le due colonne del sonno di Don Bosco, ma il rosario in effetti è la, come dire, l'ancora finale che ci ha lasciato il cielo, no? Il rosario. Padre Pio diceva: guaglio, la corona del Santo Rosario è un'arma. Se non spari tu, spara quell'altro. E quell'altro sta sparando. Fratelli, sta sparando parecchio. Sta sparando parecchio e noi dobbiamo controsparare. Via con i rosari, rosari uno dopo l'altro, ma la Madonna, ci dice l'amico, ci ha consegnato anche un altro rosario, ovvero quello della sua Immacolata Concezione. Si tratta di apparizioni di cui ho parlato spesso qui sul canale Tempi di Maria e su tutti i canali di divulgazione affiliati, perché, ecco perché ho gradito anche questa iniziativa, perché si tratta di apparizioni senz'altro vere, con un messaggio autorizzato dalla Chiesa, ma soprattutto bellissimo nei suoi contenuti, che ho esplicitato, provato a esplicitare, almeno in parte. Si tratta qui però, ecco, di aderire alla richiesta devozionale che la Madonna ha ivi suggerito durante l'apparizione a Marienfrida. Barbara Ruiz, che era appunto la giovane veggente
di queste apparizioni nel 1946 ella chiese anche di pregare il rosario dell'Immacolata, dicendo che questo è il rosario delle grazie. Pregatelo per le singole anime, per le comunità e per i popoli. Il rosario dell'Immacolata è una potente preghiera per strappare il potere a Satana attraverso l'intercessione di Maria. Sì, perché l'Immacolata Concezione è proprio la nemica per eccellenza del demonio. La Madonna è sempre Immacolata, però quando c'è un rosario, una preghiera, una devozione specificamente, diciamo, legata all'Immacolata Concezione, certo che questa ha un potere particolare, particolare, particolarmente intenso contro il demonio, contro Satana, contro il male. La Nostra Signora in quell'occasione volle recitare il rosario per la patria, poiché si era nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, quando Hitler riportava vittoria su vittoria, aveva sottomesso territori su territori. Allora, ecco l'iniziativa, fratelli. Per finire vorrei proporre la mia iniziativa di preghiera, una novena, va bene, una novena, e ci viene anche indicato il periodo di tempo, dal 6 settembre fino al 14. Con questo rosario poco conosciuto per la salvezza della nostra patria. Quindi il rosario dell'Immacolata dal 6 settembre fino al 14. E io ricorderei che pure l'anno scorso, all'incirca in questo periodo, non ricordo precisamente, diciamo, furono indette una serie, almeno un paio che io ho seguito e ho rilanciato, di iniziative spirituali, di preghiera. Come dire, sembra che questo è un periodo decisivo, lo Spirito Santo muove proprio a non essere pigri in questo senso e a mettersi, diciamo, con le armi, a imbracciare le armi spirituali perché queste sono potenti. Quindi io vedo un segno della provvidenza in questa richiesta, in questa iniziativa. Pregatelo quante volte in tutte le lingue, ma l'importante è che siamo uniti in Maria contro i nostri nemici, diffondetelo dappertutto. Con Maria vinceremo. Ecco, quindi una piccola spiegazione del Rosario dell'Immacolata. Qui c'è un link, va bene, che vi rimanda a questa pagina, perché quella, insomma, un po' più completa, c'è una specie di cornice al rosario che è una breve presentazione delle apparizioni a Marienfrid, quello che la Madonna ha detto, alcune cose legate alla devozione mariana della veggente, Barbara Ruiz, quindi conviene, però quest'altro link qui, che pure metterò sotto il video, è più semplice. E sostanzialmente, come si prega questo rosario? Si prega un rosario normale, va bene, un rosario normale. Poi, dopo la prima metà dell'Ave Maria, quindi Ave Maria piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Se il primo mistero, ad esempio preghiamo i misteri gloriosi, dopo il primo mistero, dopo la prima metà dell'Ave Maria, si aggiunge questa invocazione: per la tua Immacolata Concezione salvaci. Al secondo mistero cambia l'invocazione: per la tua Immacolata Concezione proteggici. Al terzo mistero cambia ancora: per la tua Immacolata Concezione guidaci, e così via dicendo. Quindi per 10 volte, quindi primo mistero, ci sono 10 Ave Maria, quindi per 10 volte a metà dell'Ave Maria si aggiunge: per la tua Immacolata Concezione salvaci. Poi, secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù, Ave Maria, 10 Ave Maria, per la tua Immacolata Concezione proteggici, dopo la prima parte dell'Ave Maria. E poi, alla fine di ogni Ave Maria, di tutti i misteri, primo, secondo, terzo, quarto, quinto mistero, si aggiunge: tu mediatrice grande, tu mediatrice fedele, tu mediatrice di tutte le grazie, prega per noi. Questa non cambia, è sempre la stessa. Facciamo quindi un esempio. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, per la tua Immacolata Concezione salvaci. Questo è il primo mistero, no? Stiamo facendo l'esempio con il primo mistero. Poi Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Tu mediatrice grande, tu mediatrice fedele, tu mediatrice di tutte le grazie, prega per noi. Poi di nuovo, Ave Maria piena di grazie. Quindi è un rosario che durerà un pochino di più, ma pochino, detto tutti i giorni dal 6 fino al 14 settembre. Del resto dobbiamo strappare una grazia grande e non possiamo essere, diciamo così, senza offrire niente a Dio, offrire qualche spiccioletto. Un rosario con una concentrazione particolare sul mistero dell'Immacolata. Quindi, cosa c'è di più potente di questo? Cari fratelli, io non aggiungo altro, anche perché non è un video lungo questo. Questo è un video di lancio di un'iniziativa. Veramente aderite, aderiamo, preghiamo, supplichiamo,
confidiamo e diffondiamo dappertutto, perché io so che ci sono tante persone che si mettono volentieri in azione quando si tratta di queste cose, purché venga una buona iniziativa. Questa mi sembra un'ottima iniziativa, e allora diamoci dentro, siano lodati i Sacri Cuori di Gesù e Maria.